Natalia, noi di Roma Cultura, ogni volta che abbiamo l'onore di intervistare dei grandi professionisti come te, chiediamo loro di dare un consiglio a chi cerca di intraprendere la loro stessa strada. Tu che suggerimenti dai alle ballerine che sognano di raggiungere i tuoi livelli? Ma a parte che sapere che saranno sempre momenti difficili, i momenti quando vuoi smettere di ballare. Io dico sempre, meglio aspettare quel momento, non smettere, smettere quando tu stai bene, perché così non smetterai mai. Perché dopo un momento difficile sempre sarà un momento bello. Io nella vita avevo voglia di smettere di ballare 4, 5, 6, 7, 10 volte, non quando non riesci a fare niente, quando magari non vengono, quando non c'è bel risultato. Quando non ce l'hai soltanto un ballerino parto. Anche questo, uomini non si trovano spesso, li vuoi smettere di ballare? Dico no, adesso no, continuo a allenarmi da sola, continuo a combattere con il problema che ce l'ho, vediamo tra un mese, vediamo tra un altro mese, e veramente si superano tutti gli ostacoli, non mollare mai e continuare ad andare avanti, perché veramente poi cose si apprezza qualsiasi impegno nella vita. Questa è la prima cosa, e un'altra cosa, forse quelli che stanno facendo un po' più sul serio, non fissarci su un genere di ballo, perché veramente vita andata così avanti, il progresso va proprio corre, che adesso neanche come in qualsiasi professione avere solo una specialità è un po' troppo poco, anche come in canto penso che non fate, lo so che danza classica è danza classica, però adesso danza classica pulita è difficile, deve essere moderno, contemporaneo, ci sono tanti generi di ballo, più sei veramente ricco di stile diverso, più sei bravo. Questo è il secondo consiglio. E non mollare, è importante non mollare in momenti difficili.